Ieri, per l'ennesima volta, la città di Roma ha subito l'ennesimo, ripeto, ingiustificato disagio. Ingiustificato e assolutamente insopportabile. Dunque, il disagio è relativo a quanto abbiamo raccontato ieri mattina, una fila di 20 km sull'Aurelia in rapporto al fatto che c'erano 9.000 componenti un test di medicina per 325 posti alla Cattolica. È un disagio che ha messo in ginocchio la città. Potete capire che poi si è riverberato il tutto a livello di traffico fino al centro e che naturalmente non è più sostenibile, ma ancorché non ha più giustificazioni. Allora, la vicenda si svolge in un contesto di Aurelia, voi conoscete tutto, dove conoscete tutti dove è allocato l'hotel Ergife, e naturalmente tutto questo comporta anche il malessere del presidente della 18ª municipalità nella persona di Daniele Giannini, che abbiamo con noi. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, lei ha emanato una nota dicendo mai più maxi concorsi in data unica. Come si farà in futuro per ovviare a questo disagio enorme? Beh, diciamo che esisteva già una sorta di accordo con l'Ergife, per cui accordo che era stato anche siglato, mi sembra, con il prefetto anni fa, perché l'Ergife non è nuovo purtroppo a questa situazione di concorsi che poi creavano disagi. Io mi ricordo una decina d'anni fa, per svariate giornate, ma per mesi proprio, l'Aurelia era continuamente bloccata, quindi all'epoca si presero dei provvedimenti. Mi ricordo, si arrivò addirittura, mi sembra, Rutelli, chiuso addirittura per una settimana, insomma, l'Ergife, delle cose abbastanza pesanti. E diciamo che in questi anni la situazione era migliorata, quindi si erano svolti dei concorsi, ma mai maxi concorsi con tutte queste persone. E ieri invece improvvisamente si è ritornati, è una cosa molto grave, perché comunque sappiamo già, insomma, la situazione dell'Aurelia nelle giornate normali sempre abbastanza critica, quindi aver ieri dovuto sopportare quello ha portato, allora, caro presidente, al collasso. Caro presidente, come se ne esce? Perché lei ha ricordato che la vicenda è annosa, ha ricordato che all'epoca Rutelli se ne occupò, ma è tutta fuffa, parliamoci chiaro, è tutta fuffa. Qua bisognerebbe risolvere il problema con uno: eliminare l'Ergife come riferimento di circa 9.000 soggetti che lo intasano, perché poi non hanno neanche i parcheggi per posare le macchine. Sì, ieri ci sono stati esempi di gente che ha lasciato la macchina in mezzo alla strada, se n'è andata a piedi, ha chiesto passaggio a motorini, una roba che manco a Bombay o a Calcutta, Giannini. Allora qua il discorso è molto semplice: come se ne esce sottraendo all'Ergife l'unicità e l'esclusiva di raccogliere questi soggetti per un test di medicina, e ancor più dove li si manderà? Io leggevo ieri, perché poi mi sono messo un po' su, anche su internet, leggendo un po' i commenti dei cittadini, si parlava molto della nuova fiera di Roma, no? Esatto. È stata costruita, e quindi io penso che potrebbe essere una buona... Ma per esempio studiare, secondo lei, che conosce la toponomastica molto meglio di me, ma non si può identificare un'area che è raggiungibile dall'uscita immediata, no, dei caselli del raccordo, ancorché autostradali, con ampia disponibilità di parcheggio, con naturalmente luoghi di ristoro? Ce ne saranno a Roma o no di queste aree attrezzate? Sì, secondo me. Chiaro che questo sì. Ecco, allora perché si insiste nel disagio? Perché, Giannini? No, ma non è che si insiste, l'Ergife ha continuato a svolgere dei concorsi durante questi anni, ma è chiaro che erano concorsi scaglionati, in cui arrivavano 200-300 persone. Noi abbiamo visto, proprio ieri siamo rimessi un po' a vedere durante questi anni, questi ultimi anni, che non c'erano mai stati più problematici, quanti erano tutti i concorsi in cui erano 300... candidati al giorno, non certo 8-9 mila. Ma lei capirà che con... ieri purtroppo... Ma certo, ma è normale. È un paese in crisi, un paese in ginocchio come il nostro, un giovane che cerca di cogliere qualunque tipo di opportunità, ci va al test di medicina, no? Solo che se sono... No, ma il problema è che i numeri di ieri erano preventivati. Appunto, bisognava... non peggio ancora. Dato che però a noi come parte politica del municipio non arriva nulla, perché loro hanno mandato, poi abbiamo risalito, hanno mandato solamente all'ADAC,
ai vigili urbani, quindi i vigili comunque hanno fatto un ottimo lavoro perché sì, ma pure se fossero stati 40, di più, ma che fanno i vigili? Ma che fanno i vigili? Lì quando si legge di quelle cifre bisogna avere la possibilità di intervenire. Noi saremmo intervenuti se avessimo ricevuto la comunicazione di 9.000 persone, perché si sa che avrebbe sicuramente creato il danno che ha fatto ieri. Quindi... Dunque l'anello debole, Gianni, io faccio l'avvocato del diavolo per far capire chi ci ascolta, quindi la incalzo con domande che chi ci ascolta evidentemente si pone. Qual è stato l'anello debole in questo caso? Il comune che non vi ha avvertiti? Chi non ha previsto un'entità numerica così importante? Qual è stato l'anello debole? No, non è questione di anello debole, è questione di... Che queste cose lei ha detto se noi fossimo stati avvertiti prima, no? Ha detto questo Giannini. Sì, chi è che non l'ha avvertita? Le GIF, perché le GIF che manda la comunicazione. Le GIF l'ha mandata ai vigili per la viabilità e all'ATAC per i mezzi. Dopodiché è chiaro che i vigili, più che mettere in campo, come hanno fatto egregiamente ieri, più personale possibile, o l'ATAC, magari aumentare una corsa dell'autobus, che però abbiamo visto che molti di questi candidati venivano da fuori Roma, da tutta Italia, quindi figuratevi se vanno a prendere l'autobus sull'Aurelia o cose del genere, non potevano fare, quindi da quel punto di vista bisognava chiamare le ergive e vietarli insomma di fare un'unica data e dire devi fare queste prove, ok fai 300 persone al giorno per 10 giorni. Ovviamente, sì, scaglionati, scaglionate e non crei questo disagio. D'altronde è questo. Se no, se bisogna fare i maxi concorsi, il GIF deve essere eliminato dalle va considerato scelte. Un altro luogo dove ci sono. La Piana di Roma, oggi è quella su cui molti convergevano. Se no, se ci sono altre strutture a limitrofe al raccordo, a un grande parcheggio di scambio, alla fermata della metropolitana, allora si può valutare, ma sul mio territorio, io dico, nel 18esimo non esiste. Certo. Quindi in futuro cosa accadrà, secondo lei? In futuro adesso sicuramente solleciteremo i vigili a dirci ogni volta che arriverà un fax, una richiesta da parte dell'ERGIF, perché se... E perché non vi fate direttamente parte in causa con l'ERGIF e andate... Sicuramente sentiremo anche loro, però sappiamo, guardi, io il presidente che mi... non l'ultimo, ma chi è stato dal 2001 al 2006, diciamo ci sono state anche delle cause con l'ERGIF, quindi è un contenzioso che all'epoca fu anche portato a conseguenze abbastanza quasi... Di estreme conseguenze estreme, proprio perché da parte loro c'è stata così sempre una grossa possiamo quasi dire insomma incuria, sì, non si sono mai curati di quello che poi il problema che creava. Loro hanno sicuramente l'interesse economico e si fermano là, però questo non può andare contro diciamo gli interessi dei cittadini. Il disagio, il grande disagio dei romani. Va bene. Allora, Giannini, grazie, buon lavoro e poi avremo modo anche di risentirci. Grazie. Va bene, buona giornata. A lei, grazie al presidente della 18esima municipalità, Giannini.